È stata veramente una bellissima intervista quella che si è potuti vedere ieri all'intervista, un programma di Canale 5 in cui abbiamo come, per così dire, fulcro del programma in questione il buon Maurizio Costanzo che intervista un ospite. Nella puntata di ieri, 2 febbraio 2017, pensate che a essere intervistata però è stata la bella, brava e simpatica Maria De Filippi, moglie proprio di Maurizio Costanzo. È stata un'intervista che è durata circa 60 minuti di tempo, quindi un'ora complessiva, in cui tanti aneddoti sono stati tirati fuori, vicende personali che legano l'uno all'altra, l'altra all'uno, e che vedono, per così dire, i protagonisti entrambi, quindi la coppia complessivamente ben collaudata. Tante foto mostrate all'interno della trasmissione dei genitori rispettivi, aneddoti, pensieri molto positivi, si è parlato molto di famiglia, del bene primario, la casa, quindi, e si è parlato anche dell'aspetto familiare che lega i figli ai genitori e i genitori ai figli. Tutto ciò è stato un momento epico tra i due, molto autocelebrante, secondo la mia opinione personale, in cui però abbiamo apprezzato il carisma di Maurizio Costanzo, conduttore televisivo, e dall'altra parte la dolcezza, la, per così dire, capacità di tenere duro di appunto Maria De Filippi. Entrambi si sono rivelati in gamba, entrambi, soprattutto Maria, si è aperta a 360 gradi, ha fatto sapere ciò che pensa a proposito per l'appunto di se stessa e del marito, quindi Maurizio Costanzo. Insomma, non è stata una, per così dire, intervista pacchiana e o brutta e o triste, no. Anche se però in alcuni momenti la commozione si è fatta notare nel volto piacevole di Maria, che nell'occasione di ieri si è vestita anche in modo abbastanza sensuale, lasciando scoperte le gambe, un abbigliamento comunque non troppo castigato, che comunque ci ha fatto emozionare e ci ha comunque resi completamente felici nell'apprezzare comunque una certa femminilità che lei ancora oggi, attraverso comunque il suo vestito, ha appalesato. Bene, questo è quanto, è una mia semplice opinione, purtroppo qua su YouTube non è possibile caricare l'intervista completa, anche se la Mediaset è diventata più elastica nel consentirci di visualizzare le interviste di appunto Canale 5 o Italia 1 ed altre emittenti televisive che appartengono a questa azienda, società per azione che ha come sede nazionale a Cologno Monzese, ma anche gli altri uffici a Roma, però comunque bisogna accontentarci di tutto ciò. Bene, complimenti dunque a Maria De Filippi, a Maurizio Costanzo, iscrivetevi, commentate e saluti a voi tutti.